Ciao a tutti dal Doc, ben trovati a un nuovo episodio della libreria mobile di mezzanotte. Questa volta sul tavolo abbiamo Login, un GDR che vuole cercare di emulare quello che troviamo nei manga e negli anime sotto il genere di Isekai. Isekai sono appunto un genere in cui il protagonista o i protagonisti dal mondo moderno, diciamo, vengono catapultati in un mondo alternativo. Loro malgrado, di solito, e in cui appunto si ritroveranno in mondi fantastici, fiabeschi, fantasy, distopici e quant'altro, e dovranno affrontare molto spesso minacce, evolvere i loro personaggi per farli salire di livello come se fosse un videogioco, fin tanto che non risolveranno la situazione che si trova in questo mondo. Gioco di Giovanni Micolucci, edito da Fumble GDR. Vediamo un po' in cosa si costituisce. Beh, innanzitutto i ruoli. Qui mettono subito in chiaro che ognuno al tavolo avrà un ruolo duplice, quindi sarete sia i personaggi che sono arrivati dal mondo moderno, diciamo, a questo mondo alternativo, sia gli avatar stessi che andrete a impersonificare in questo nuovo mondo. Quindi avrete un personaggio che ha perso i propri ricordi, che viene dal mondo moderno, e un altro invece che comincia la sua esperienza. Dall'altra parte anche il master, che in questo caso si chiama il world builder, avrà un duplice ruolo, quello di creatore di questo mondo e gestore, e anche quello di regnante, quindi sarà l'autorità suprema che regna su il mondo che andiamo a visitare. E qui appunto ci sono i temi, i pilastri principali su cui si basa il gioco, e le cose sostanzialmente da evidenziare secondo me sono il fatto che è un mondo in parte conosciuto, in parte da esplorare, quindi con missioni specifiche, la dualità di cui vi ho detto dei personaggi. È un gioco di ruolo d'azione, quindi non staremo certo a girarci i pollici, ma andremo a fare missioni, levellare, eccetera, eccetera. E infine il discorso dell'Isekai che vi ho appena spiegato, appunto di questo genere che ultimamente è piuttosto di moda. Se ci sono argomenti che mettono a disagio qualcuno nella fase di creazione del mondo, qui ci sono le tecniche con cui evitare di introdurli o di gestirli parzialmente. E dopodiché vediamo come si struttura il manuale, come viene svolto il gioco. Nei primi due punti, il caricamento e la procedura di avvio si prende mano con quelle che sono le regole di gioco e soprattutto i termini. E dopodiché si comincia a costruire il mondo vero e proprio, quindi identificando appunto le regole che lo governano, come è strutturato e soprattutto definendo i personaggi, il regnante e quant'altro. Dopodiché inizieranno appunto le missioni per allenare questi prescelti, questi chiamati, questi che si ritrovano loro malgrado qui, i personaggi, fino a tanto che non scoccherà l'ultima ora. Nell'ultima ora i giocatori dovranno affrontare dei fantomatici invasori che vogliono conquistare il mondo dove loro sono arrivati. La loro missione sarà proprio quella di sconfiggerli per evitare appunto che prendano il controllo del mondo. Infine ci sarà la fase di logout in cui, in base a certe condizioni, si andrà alla conclusione di questa campagna che è in corso e si vedranno i vari finali possibili, diciamo. Le meccaniche di base, si crea un pool di dadi determinato sia dalle proprie caratteristiche, sia dagli oggetti che si dispongono, dagli aiuti e quant'altro, e questo pool di dadi verrà lanciato per superare con uno o più successi un certo valore che viene determinato appunto dal master. In base al numero di successi si capirà se la prova è stata superata o meno. Le scene sono un po' il mattone cardine che i personaggi andranno ad affrontare. Ogni volta che ci si muove, c'è un cambio particolare di una situazione, si cambierà anche la scena stessa. Ci sono ad esempio scene di avversità, di esplorazione, di vita quotidiana, ma anche quelle relative al recupero per ristorare i propri personaggi, relative alla propria carriera, eccetera, eccetera. Vabbè, qui si descrivono un po' cosa fa l'uno e cosa fa l'altro. Il caricamento, beh, qui siamo proprio all'impalcatura del gioco. Che cosa troviamo? A prescindere dal mondo che andremo a creare, quali sono gli elementi che
troveremo sempre imprescindibilmente, ecco, nella fase di caricamento ci viene spiegato questo, quindi la possibilità sempre di comunicare come se avessimo dei comlink, tutti gli elementi hanno un grado con cui essere misurati e avanti così, diciamo. C'è un orologio che scandisce le ore che ci separano dal momento in cui si andranno ad affrontare gli invasori. Ci sono tre anelli in cui il mondo si divide, il principale, il centrale, quello conosciuto e gestito dal regnante, il secondario è quello dei margini, i confini del regno, e il terzo è quello delle terre sconosciute. Ecco, notare particolarmente interessante che proprio in questo terzo anello i giocatori possono escludere il World Builder dalle comunicazioni, quindi il World Builder non avrà possibilità di ascoltarli se i giocatori non vogliono, quindi potrete anche voi giocatori, diciamo, giocarvela in questa maniera quando sarete in questo spazio. Spazio e tempo, come trascorrono e come fanno scattare in avanti le ore dell'orologio. E ecco, quando arrivano gli invasori, questi sono legati anche alla comparsa di tre stelle in cielo. A mano che le stelle compaiono, i giocatori, quindi o meglio i personaggi, non gli avatar, cominciano anche a ricordare chi erano nella vita precedente, cioè nel mondo moderno da cui sono venuti. E questo gli permetterà anche di scrivere il proprio diario, quindi con le proprie memorie, che potranno condividere o meno in base alle loro scelte. Nella procedura di avvio si dà vita appunto ai personaggi, al mondo e al loro ingresso nella capitale, alla visione del palazzo e dell'orologio che scandisce le ore, alla conoscenza con il regnante che appunto gli ingaggerà per sventare quanto prima, insomma, il pericolo che minaccia il regno. E qui si va proprio alla creazione degli avatar, quindi con una descrizione, il suo stato di salute, gli approcci che sono le caratteristiche come ingegno, vigore, socialità, prontezza, sono cose abbastanza intuitive, i legami che si hanno con gli altri avatar, la carriera che è come la classe, diciamo, per capirci, e eventuali accessori che i personaggi già hanno a disposizione. Qui si spiega nel dettaglio appunto i legami, la carriera, gli accessori, come gestire gli accessori, i poteri che possono avere, fino a che appunto tutte queste capacità e accessori dobbiamo anche usarli nelle prove di combattimento, affrontando minacce, eccetera, eccetera. E qui in round e prove c'è tutto quello che riguarda il combattimento, quindi attacco e difesa, quando attaccano gli avatar, quando attaccano le minacce, come è strutturato il round e avanti così. Ecco, adesso non entro nel dettaglio perché ci sono veramente molti molti passaggi ed è spiegato in maniera dettagliata come quali sono anche tutte le opzioni che i personaggi hanno durante questi turni, diciamo. Quindi non entro troppo nel dettaglio perché altrimenti potremmo veramente parlarne all'infinito. Invece veniamo ai frammenti che sono la moneta di gioco con cui i personaggi potranno poi andare a fare acquisti tra virgolette di varie cose, acquisti sia fisici ma anche tipo anche di contrasto al World Builder, ad esempio possono contrastare eventuali cose che lui crea. E qui appunto si entra nel dettaglio di come vengono affrontate le varie prove, quindi creando questa riserva di dadi che vi dicevo. Anche i dadi hanno vari gradi in base alle capacità che hanno acquisito i giocatori e agli aiuti che si danno l'un l'altro, oggetti che usano e quant'altro. Cosa succede quando risolviamo la prova, successi e fallimenti. E qui si entra un po' più nel dettaglio in quello che sono le minacce, le scene e le missioni. Ecco, come dicevo, le scene sono un po' il mattone basico di questo gioco in cui i personaggi si muoveranno e vengono spesso concatenate all'interno di missioni che vedranno appunto l'alternarsi di più scene, quindi possono esserci appunto scene di esplorazione, di conflitto, eccetera, eccetera, in cui portare a termine la missione. Le missioni servono ovviamente anche per salire di livello, per potenziare i propri personaggi, diciamo, e quindi fare in modo che siano pronti allo scontro finale, tutto sommato. Ecco. Poi ecco, qui ci sono vari
vari descrittori con cui il world builder può andare a mettere più tensione in partita assegnando a certe minacce certe capacità. E, cosa succede quando si superano le avversità, ecco, poi appunto le scene della vita quotidiana, perché i personaggi parleranno anche fra di loro quando magari ritornano in città, quando vanno a ristorarsi, come in questo caso. E, ok, recupero di accessori, vabbè, queste sono cose molto dettagliate, voglio invece darvi l'idea più generale del gioco. Qui è tutto anche appunto scene legate alla propria carriera, quindi alla propria classe e di connessione. Ecco, qui si va proprio, come vi dicevo, a scrivere i ricordi che a mano i personaggi poi vanno a crearsi, e si decide anche se condividerli o meno. Se non vengono condivisi, i giocatori possono avvalersi di alcuni glitch. I glitch, appunto queste diciamo disguidi di gioco, possono essere utilizzati per acquisire dei poteri, ma attenzione, perché i glitch generano anche le ombre, che possono essere delle nemesi cattive, o meglio delle nemesi proprio che sono speculari al personaggio stesso, che i personaggi dovranno andare a combattere. Anche i legami hanno le loro scene, e qui appunto viene dettagliato anche il tipo di missioni che si vanno ad affrontare, di allenamento per appunto sviluppare le capacità di personaggi, e avanti così. Le missioni extra, e su cui appunto, ripeto, non entro troppo nel dettaglio perché altrimenti è un manuale da 130 pagine, ma davvero condensato di tantissime informazioni per spiegarvi il tutto. Come esplorare il mondo, la possibilità di incontrare nuove città e quindi di crearle, e come farlo, finché non arriviamo appunto all'ultima ora, quando si va ad affrontare gli invasori che sono arrivati in questo mondo. Ebbene, si vanno a determinare che tipo di invasori ci vengono incontro, diciamo. E se ci sono missioni in corso, l'incontro con gli invasori verrà svolto al termine. E ecco, se nello scontro finale, chi nello scontro finale, diciamo, assesta il colpo finale, diventa il campione del gruppo, che poi potrà avere parole sul finale della campagna. E il prescelto, che viene scelto con un set di carte, ma vabbè, non entro troppo neanche qui perché mi interessa di più il discorso del campione. Lo scopo del gruppo World Builder si rivela, nel senso che spiega che sì, certo, li avete aiutati fino adesso, ma adesso il World Builder dovrà impersonare la Nemesi che va ad affrontare questi, quindi sarà lui stesso la minaccia che dovrà ostacolare i giocatori stessi. E qui cosa succede se si perde e cosa succede se si vince nell'ultima ora, e le conseguenze che verranno scatenate. L'arrivo della terza e ultima stella, che porta una serie di conseguenze di gioco, che è una delle tre possibilità con cui si va a completare la campagna. Infatti qua si va a cercare la verità per i propri personaggi, appunto grazie all'arrivo dell'ultima stella. Il logout, ecco, con l'arrivo dell'ultima stella, oppure se il regnante non è stato fermato, oppure se l'orologio non ha più ore, si va al logout. Ecco, perché una cosa che non vi ho detto è che se i personaggi sconfiggono gli invasori, o meglio, scusate, gli avatar sconfiggono gli invasori, è il regnante a diventare la nuova nemesi, perché non ha più bisogno degli avatar, dei personaggi, e quindi decide di sbarazzarsene, quindi ci sarà un ulteriore scontro, a meno che comunque in gioco, in ruolo, i giocatori non convincano il regnante, e il regnante accetti, quindi da world builder, accetti le tesi portate dai giocatori. Arrivati a questo punto, abbiamo che cosa succede con la scelta degli invasori se questi hanno vinto, quindi che cosa succederà, che cosa sceglieranno gli invasori, la scelta del regnante se ha vinto lui, oppure la scelta del campione, cioè chi ha sferrato il colpo finale e gli avatar hanno vinto, che cosa potrà accadere. Qui appunto c'è dettagliato il tutto. Il manuale si conclude con un tutorial che vi permette di introdurvi al tutto e darvi un'idea di come cominciare a buttare giù le basi con già vari personaggi creati,
Ecco, vedete qui i tre cerchi che vi dicevo in cui è diviso il regno, il conosciuto, le linee di confine, e questo è un buon esempio con cui già farci un'idea di come poter creare il proprio mondo. E direi che con questo è tutto. Qui abbiamo il QR code per il recupero dei materiali senza scannerizzarli da qui. Allora, titolo sicuramente interessante, sicuramente consigliato per chi ama gli isekai e a maggior ragione per chi gioca di ruolo e ama questo genere giapponese che appunto ultimamente va molto di moda. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.